Una partita da dimenticare, quella di ieri a Lorenzon per De Angelis e compagni, che incassano la seconda sconfitta consecutiva. Il Savoia, veterana di questa Serie D, ha messo in evidenza la netta differenza tecnica rispetto ai giovani che militano nel Rende. 6 gol totali, di cui 5 a firma del Savoia. Il primo arriva su calcio di rigore, a batterlo è il Rende con Leta, che non sbaglia. Un minuto più tardi arriva subito il pareggio degli ospiti con Caro Tenuto. Al 33esimo il vantaggio del Savoia sul rigore. Sul dischetto si presenta Scarpa, che segna il 2-1. A 2 minuti dalla fine è ancora Scarpa a mettere la palla in rete per il 3-1. Nella seconda frazione di gioco il Rende si presenta con un 4-2-4. Entra Musacco, che prova a dare vivacità alla squadra, ma quello di ieri a Lorenzon è stato un Savoia in piena. Al 23esimo è Tiscione a calare il poker con un'azione da manuale. Chiude i conti, poi Longo è entrato al posto di Scarpa con un'azione d'antologia al 32esimo. Nei minuti finali il Rende ci prova a riprendersi con Galantuccio e Musacco, ma nulla di fatto. Arriva il fischio finale che sancisce la vittoria netta del Savoia per 5-1 sul Rende. In sala stampa poi mister De Angelis, a chiare lettere, dice che bisogna ricorrere subito ai ripari. Sentiamolo. Ovviamente ora faremo una riunione con la società, qualcosa tocca fare a livello tecnico, perché comunque sia abbiamo molto meno qualità rispetto alle altre squadre e esperienza. Oggi vedevamo 8-11 erano della squadra l'anno scorso, che ha militato nel campionato d'eccellenza, quindi tocca sicuramente ricorrere ai ripari in tutti i modi, sia con l'organico che ho a disposizione, sia magari intervenendo sul mercato, cercando di trovare qualche giocatore che possa essere utile alla causa del Rende.